Buongiorno, oggi parliamo di block chords, che sono quegli accordi realizzati dal pianista di jazz a mani unite. Possono essere organizzati per ottava e per decima. Cominciamo con quelli per ottava. Allora, noi possiamo cominciare a ragionare, come sempre, come siamo abituati a fare, sul giro armonico, sulla progressione 2-5-1. Ovviamente quella in Do, come prima, per facilità di tastiera, perché abbiamo tutti i tasti bianchi. Praticamente facciamo un voicing, perciò terza, quinta, settima, nona di re minore. Re minore fa la do mi 1, 2, 4, 5 con la mano destra. Con la mano sinistra faremo in modo di fare il canto della mano destra. Mettiamo che il canto ipotetico di un frammento di canzone sia. Dovremmo replicare l'ottava sotto con la mano sinistra, pollice e indice, insieme all'accordo. Questo è. Si chiama anche tecnica vibrafono, questo, o cocktail piano, eccetera, un sacco di nomi. Comunque, block chords, ossia accordi linkati, bloccati. In pratica mani unite, cioè le mani che fanno ritmicamente la stessa identica cosa, no? Come se fosse un'unica manona di più dita, più di 5 dita. Proviamo a realizzare una progressione 2-5-1, perciò re minore settima, nona, sol settima, con la nona bemolle e la tredicesima. Il basso lo lasceremo fare al contrabbassista, ovviamente, no? Re minore. Sol settima, praticamente avevamo fa la do mi più il mi sotto, la melodia è mi re mi re mi, il sol settimo abbiamo visto formato dalle note, eccolo qua, praticamente un accordo diminuito di re, re, fa, la bemolle, si naturale, re. Noi dobbiamo pensare che la tonica di questo accordo è il sol, che però noi non suoneremo come pianisti, ma lo lasceremo al bassista. All'uno do che faremo mi sol si re più il re, il canto re do re do re. La precisazione, allora, le dita ottimali per un accordo organizzato un tasto sì o uno no sulla tastiera bianca sarebbero 1, 2, 4, 5, ma se dobbiamo articolare una melodia converrebbe mettere 1, 2, 3, 5, poi il 4 finisce sul re. Ecco, la particolarità, ritmicamente il block chord segue pedissequamente la melodia, perciò se la melodia fa ta 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 ta, ossia ta 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 ta, seguiamo. Seguiamo pedissequamente con tutta la mano e tutto l'accordo questo disegno ritmico. Ora, per vederlo in tutte le tonalità, facciamo una progressione di questo tipo scendendo per tono intero, no? Poi dopo faremo 6 tonalità, poi dopo ne vedremo le altre 6 andando a cercarcele adeguatamente. Adesso vediamo come. Allora, 2-5-1 di Do. 2-5-1 di Si bemolle, Do minore, Fa settima e Si bemolle maggiore settima. Perciò le note sono appunto terza, quinta, settima, nona, terza minore, quinta giusta, settima minore, nona maggiore di Do minore, settima, nona,
andare avanti, no? Il fa settima è un accordo in realtà di do diminuita, do settima di diminuita, mi bemolle, fa diesis, la e do. Poi andiamo avanti, facciamo 2 5 1 di la bemolle, perciò si bemolle minore, re bemolle, fa, la bemolle, do e do l'ottava sotto, do si bemolle, do. Sempre lo stesso disegno, poi il mi bemolle settima nona minore sarebbe un accordo di si bemolle settima di diminuita senza la tonica che farà il bassista, mi bemolle stavolta, cioè senza il mi bemolle diventa un si bemolle settima di diminuita, con mi bemolle diventa un mi bemolle settima nona minore, ossia bemolle nona. Andiamo sul la bemolle, do mi bemolle, sol si bemolle e andiamo avanti così, 2 5 1 di sol bemolle, si mi bemolle, sol bemolle, si bemolle, però sia do bemolle, mi bemolle, sol bemolle, si bemolle. Accordo di re bemolle settima è come se fosse un la bemolle settima di diminuita, la bemolle, do bemolle, sarebbe mi doppio bemolle, diciamo le note in armonica, allora la bemolle, si, re, fa e la bemolle, e andiamo avanti così, 2 5 1 di mi, fa diesis minore, do diesis, mi, sol diesis, fa diesis, invece l'accordo di si settima sarebbe fa diesis, la, do, mi bemolle, sol bemolle, ovvero sia fa diesis, perciò fa diesis settima di diminuita, però col basso di si diventa si settima bemolle nona, e andiamo su mi. Sol diesis, si, re diesis, fa diesis, fa diesis al basso. Poi andiamo sul 2 5 1 di re, mi minore, sol, si, re, fa diesis e fa diesis sotto. Perciò la settima sarebbe mi, sol, si bemolle, do diesis, mi, ovvero sia mi settima di diminuita, poi re maggiore settima, fa diesis, la, do diesis a mi, e poi torniamo di nuovo al 2 5 1 di do. Ora per vedere le altre tonalità andiamo dal 2 5 1 di si naturale, perciò mi, sol diesis, si e re diesis alla mano sinistra, poi abbiamo il fa diesis settima che è do diesis, mi, sol, si bemolle, do diesis, perciò do diesis settima di diminuita col basso di fa diesis che farà il bassista ovviamente, si delta, i tasti neri, re diesis, fa diesis, la diesis, do diesis e do diesis al basso. Andiamo avanti, poi 2 5 1 di la, si minore, re, fa diesis, la, do diesis con do diesis alla mano sinistra, si, re, fa, la bemolle, si per il mi settima o sol diesis che dir si voglia, e la delta, do diesis, mi, sol diesis, si, andiamo avanti, 2 5 1 di sol, la minore settima, tutto bianco, do mi, sol, si, perciò re settima è la, do,
bemolle, fa diesis, la, e sol delta e si, re, fa diesis, la, 2-5-1 di fa, però sia sol minore, si bemolle, re, fa, la, do settima, sol, si bemolle, do diesis, mi e sol, fa delta, la, do, mi, sol, 2-5-1 di mi bemolle, fa diesis, fa naturale minore, fa la bemolle, do, mi bemolle, sol, mi bemolle delta, il si bemolle settima è formato dalle note fa, la bemolle, si, re, fa, senza il basso che lo farà il bassista come sempre, poi mi bemolle delta è sol, si bemolle, re, fa, poi 2-5-1 di re bemolle, sol bemolle, si bemolle, re bemolle, fa, la bemolle settima sarebbe mi bemolle, fa diesis, la, do, mi bemolle, re bemolle delta, fa la bemolle, do, mi bemolle, e poi per concludere di nuovo appunto con quello che abbiamo visto prima, si, il 2-5-1 di si. Questo per quanto riguarda appunto block chords organizzati ad ottava. Ancora più coloristici sono quelli organizzati a decima. Che cosa significa a decima? Io qua ho una melodia, no? Mi, re, mi, re, mi. Allora organizzerò il tutto una, non più un'ottava sotto, ma una decima sotto. Perciò io devo pensare a una terza, armonizzazione per terza, ma all'ottava sotto, con l'accordo. Facciamo tutto il giro, però stavolta con la mano sinistra che è non più un'ottava sotto, ma una decima sotto. Attenzione. Questo è il 2-5-1 di do. Cioè, quello che deve considerare l'occhio è proprio questo rapporto tra il canto della destra e la risposta della sinistra, che deve essere non più a un'ottava, ma a una decima. Perciò tre tasti diatonici sotto. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Siamo di nuovo qua. E così via, no? Noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che cambiamo tonalità un tono verso il basso, arriviamo sulla settima maggiore, però poi trasformando questo primo grado in un secondo grado avremo bisogno di bemolizzare la settima. Attenzione a questo particolare. Abbiamo detto questo, poi andiamo giù di un semitono, facciamo il 2-5-1 di si, thank you.
Questo praticamente è un po' il discorso dei block chords applicato a tutti i 2, 5, 1 e per ottava e per decima. In sintesi è un po' il discorso che si fa per questo tipo di tecnica. Se noi applichiamo questa tecnica per dire a un tema di una canzone, possiamo organizzarlo in questo modo. Ad esempio, un tema molto valido potrebbe essere un tema che contenga un movimento diatonico di gradi congiunti, per dire, a parte questo salto di ottava e questa settima, comunque ci sono queste cinque note diatoniche che un po' ci aiutano. Come si procede? Allora, si fa innanzitutto il voicing della prima. Qui abbiamo do minore sesta, nona, perciò possiamo organizzare questo tipo di cosa. Sesta, nona, terza minore, quinta giusta, sesta maggiore, nona maggiore, terza minore, quinta giusta. Poi, come prima abbiamo detto, mettere l'ottava sotto con la mano sinistra. E possiamo fare un procedimento di questo tipo che adesso vi spiego. Ovvero, che cosa è successo? Allora, finché ci sono le note che appartengono agli accordi, è facile perché noi mettiamo sotto gli accordi medesimi, ma nelle note di passaggio, io ho bisogno di altri accordi, perché per questi. Accompagnare così, ma è parecchio scarno, spartano e banale. Per arricchire il tutto io dovrei mettere degli accordi che formino un tessuto connettivo, e non c'è niente di meglio come accordo di tessuto connettivo che l'accordo di settima di diminuita, tant'è vero che se vediamo un attimino quello che faccio, io li utilizzo proprio in mezzo agli altri accordi, diciamo, titolari, no? Do minore, fa e fa minore. Io ho un fa, la bemolle, si, re, fa, che è un accordo di fa settima di diminuita. Perciò do minore sesta nona, fa settima di diminuita, poi di nuovo un altro rivolto di do minore sesta nona, senza la nona stavolta, do minore sesta semplicemente. Poi di nuovo un accordo di fa diminuita, stavolta però che parte da re, perciò re settima di diminuita. E poi di nuovo do minore sesta in posizione fondamentale, perciò. Poi andando avanti, praticamente faccio un altro accordo di settima di diminuita, che sarebbe si bemolle settima di diminuita, ma però noi dobbiamo pensarlo come do settima nona bemolle, perché stiamo andando verso fa minore, perciò do settima è la dominante, il quinto grado di fa minore, fa minore sesta. Poi di nuovo do settima nona bemolle e fa minore sesta. Questo per quanto riguarda l'armonizzazione a decimi, a ottave. Dove il tema è replicato all'ottava bassa. Però, come abbiamo visto, questa tecnica prevede anche di essere armonizzata alla decima inferiore. Armonizzando per decima succede appunto questo. Sempre do minore sesta nona, poi fa o re o la bemolle o si settima di diminuita, poi do minore sesta, si settima di diminuita, do minore sesta, si bemolle o sol settima di diminuita o re bemolle o mi, oppure do settima, che dir si voglia, e fa minore sesta. Thank you.
può essere una strada per armonizzare un tema. Queste sono le prime quattro misure di un brano molto noto. Insomma, in sintesi, questo è il modo di applicare la tecnica dei block chords. E per ottava, appunto, abbiamo visto, e per decima.